Abbiamo scelto di andare sulla Luna in questo decennio e fare ancora altre cose, non perché sono facili, ma proprio perché sono difficili. Solchiamo questi nuovi mari per conoscere cose nuove, per conquistare nuovi diritti che debbono essere conquistati e messi a frutto per il progresso dell'umanità intera. Chiederemo a dei passanti se sono disponibili a separarsi del loro smartphone per 24 ore. Ma il nostro vero obiettivo è trovare un nativo digitale di età compresa fra i 15 e i 20 anni. Stiamo praticamente sondando e capendo come esperimento sociale se qualcuno è in grado di potersi in qualche modo separare dal proprio cellulare per 5-6 ore, magari anche un giorno. Ormai la tecnologia va avanti solo con il telefono, penso che sia molto difficile perché anche lavorativamente parlando si ha bisogno di un telefono, certo. Ormai quindi, è una condizione di vita. Quindi se io gli dicessi di mettere il suo cellulare qui dentro, noi lo chiudiamo, noi teniamo la chiave e lei rimane questo contenitore col suo telefono e ci rivediamo oggi pomeriggio qua intorno alle 17, lei cosa mi dice? No, perché potrei avere qualche chiamata lavorativa. Non potrei. Niente? Non accetta? Non accetto solo per il motivo perché il telefono oggi è una fonte di vita per tutti. Magari non subire tante telefonate sarebbe buono. Solo al volo, è un esperimento sociale. Mi intendo pochissimo di cellulare, ho ancora il telefonino di vecchia generazione io. Ma... Non so, non ne sento il bisogno probabilmente. Lei usa lo smartphone? Ma sì. Che uso ne fa? Ma così per chiamare per uso lavoro. Lei è disponibile a mettere il suo smartphone qui dentro, noi lo chiudiamo a chiave, le lasciamo naturalmente la cassettina e ci rivediamo qui oggi pomeriggio alle 17. No, e come faccio? Innanzitutto mi serve il telefono. Per cosa? Per lavoro. E poi non riesce a farne a meno? No, e non posso rimanere poi nel pomeriggio. L'impresa è ardua. Questo ragazzo addirittura continua a tenere lo sguardo sullo smartphone. Non sarà certo facile trovare un nativo digitale disponibile. Ti chiami? Gennaro. Gennaro, allora Gennaro ha un cellulare, sicuramente uno smartphone. Sì. Ok. Se ti chiedessi di metterlo qui dentro, lo chiudo, ti lascio il contenitore e ci rivediamo domani pomeriggio o domani mattina al limite, tu riusciresti a separarti dal tuo smartphone e non utilizzarlo per 14-15 ore? No, non penso. Cioè, non penso. Sicuro? Sì. Perché quanto sei legato all'utilizzo dello smartphone? Diciamo molto, perché lo uso pure per lavoro e cose varie. Non è una scusa? No, anche. Ho detto sì, vabbè, con gli amici, cose varie, comunque. Penso che sia molto utile. Quindi non sei disponibile a fare questa cosa con noi? Potrei provare. Tu lo chiudi, attenzione, lo chiudiamo adesso. Ti diamo la scatola, il contenitore e ci rivediamo domani. Non è uno scherzo? Vabbè. Non è una finzione? La tengo io la scatola. Ovviamente. Vabbè. Non sarà certo facile trovare qualcuno disponibile. Infatti, da lì a poco, Gennaro ci ripensa. Quindi ci hai ripensato? Sì. Pensavi che? Non lo so, penso che c'è troppo... Potevi usarlo lo stesso? Sì. Vabbè... Sinceramente non riesco. Ma noi non ci arrendiamo e proseguiamo. Salve signora, salve. Posso disturbarla solo un attimo? Vedo che lei sta utilizzando lo smartphone. Sì. Utilizzo ne fa? Così WhatsApp, Facebook. Ammettiamo, se io le propongo di mettere il suo cellulare qui dentro e non lo utilizza per 5 ore, 4 ore. Oh, perfetto. Intanto lo uso pochissimo. È disponibile a farlo? Io sì, perché lo uso pochissimo, giusto i messaggi dei miei figli, qualcosa di contatto. Un attimino solo, ma lo fa davvero? Non lo sto scherzando. E glielo lascio? Sì, se glielo chiedo ai miei figli invece non lo fa. Certo, infatti ci interesserebbe tra virgolette più l'età sua. Tra virgolette. Ci rivediamo qua intorno alle 17? Sì.
tutto in presa diretta, attenzione. Lo metto qui dentro, sto chiudendo. Le chiavi sono qua, le metto in tasca, controlliamo. A posto, l'hai chiuso. È chiuso, ci rivediamo qua. Per 7 ore non farà uso dello smartphone. Perfetto. Caterina ha accettato. Ciao, bentrovata. E ci siamo dati un appuntamento in un altro luogo. Questo a fronte della verità di quello che state vedendo. Sono le 17:30. L'esperimento a questo punto possiamo concluderlo. Ecco qui, apriamo, come vedete, una signora di quanti anni? 43. Esperimento sociale riuscito. Per centrare l'obiettivo dobbiamo trovare una persona molto più giovane di età. Ciao, ti chiami? Francesco. Ciao Francesco, un esperimento sociale in corso in questo momento. Saresti disponibile a mettere il tuo smartphone qui dentro? Noi lo chiudiamo, ti lasciamo questa cassettina e ci rivediamo domani mattina? Cioè, non lo posso lasciare, mi serve per lavoro e per comunicare con la mia famiglia. Per 1 o 2 giorni sì, tipo il sabato te lo potrei lasciare e me lo prendo domenica sera. Sareste disponibile una delle due? Sapete cosa sono gli esperimenti sociali? No. L'utilizzo fate del cellulare? Quando mi serve lo uso, non è un... Quindi non siete dalla mattina alla sera su WhatsApp, Facebook? Che uso fa del cellulare lei? Come smartphone? Come smartphone io? Ma il minimo indispensabile, perché io per queste cose, io sono più meccanico che digitale, va? Benissimo, allora... Quindi potrebbe anche accettare di fare l'esperimento sociale con noi. Le spiego anche cosa faremo. Noi apriamo la cassettina, mettiamo dentro il cellulare, la chiudiamo, noi teniamo la chiave e lei si tiene questa. Ci rivediamo domani mattina alle 9:30. E questo non lo posso fare. E per quale motivo? È perché sì, ho capito, non posso fare a meno lavorando qui in un teatro. Il problema è che ho a che fare con molte persone, che faccio? Non rispondo e poi? L'avrei fatto sicuramente, il problema è che per un discorso più lavorativo. Grazie Oscar. Siamo ormai costretti a queste cose, una volta non c'erano, allora vabbè. Possiamo fare un esperimento sociale con voi? Quanto usate lo smartphone nell'arco di una giornata? No, tutta la giornata, più o meno tutta la giornata. Confermo. Siete disponibili, uno dei due, tutte e due, perché no, a mettere qui dentro lo smartphone, noi lo chiudiamo, teniamo noi la chiave, vi lasciamo a voi naturalmente lo smartphone e solo per capire se riusciste, casomai, a dividervi dal vostro smartphone. No, non ce la facciamo perché comunque non ci siamo più per le 17. No, vabbè, io direi di no, anche preferirei rimanere con il mio. Perché lei dice di no? No, no, vabbè, non è per rimanere, per non avere intoppi durante la giornata più che altro. Se si può fare il ritiro prima, noi fino a... Ma fino anche se si può fare domani. Allora, ci vediamo domani mattina, qua. D'accordo. Abbiamo trovato finalmente un nativo digitale. Eccolo qui, Francesco. Salve. Buongiorno. Buongiorno. E allora, come promesso, Francesco si è presentato all'appuntamento. Attenzione, io ho qui la chiave, Francesco. Ti riformulo la domanda. Sei disponibile a separarti dal tuo smartphone, chiudendolo qui dentro, naturalmente la scatola la terrai tu, fino a domani pomeriggio? Proviamo l'esperimento. Accetti? Francesco ha accettato. Perfetto. Esperimento in corso. Abbiamo trovato finalmente un nativo digitale. Oh, perfetto, il cellulare è stato messo all'interno, io prendo la chiave. Tengo io la chiave. È perfettamente chiuso. Ci rivediamo domani pomeriggio. D'accordo. Alle 15 ci troviamo qua. Perfetto. Andiamo a vedere se ci sono. Com'è andata?
Un pochino ardua, diciamo. Sì? All'inizio sì. Ti è mancato? All'inizio sì, però posso dire che grazie a questa esperienza ho capito che non è una necessità il telefono. Posso chiederti quanti anni hai per gli amici a casa? 19. 19, quindi attenzione, abbiamo già effettuato lo stesso esperimento con una donna di circa 40 anni e solo per qualche ora, 4-5 ore circa. Tu sei stato l'esperimento vero e proprio, perché ci siamo dati l'appuntamento ieri, televisivamente naturalmente spieghiamo, il giorno prima, quindi ieri ci siamo incontrati, abbiamo chiuso il cellulare in questa scatola che tra poco apriremo e ha accettato di separarsi dal suo smartphone per circa 24 ore, minuto più, minuto meno. Quindi esperimento riuscito, controlliamo solo se c'è il cellulare. Francesco ha superato l'esperimento. Ecco qua, è il tuo? È il tuo, perfetto, te lo riconsegno, esperimento riuscito. Capite che in effetti la necessità diventa tale quando ce lo imponiamo, ma in realtà una volta il cellulare non c'era, quando c'è lo utilizziamo, ma non deve diventare una necessità primaria. Lo diciamo a livello sociologico, questo è un modo per dire che tranquillamente a 19 anni si può fare a meno dello smartphone.